Ciao, benvenuti a questo speciale sulla storia della depilazione. La depilazione è uno dei canoni di bellezza odierni standardizzato e direi obbligatorio, almeno per noi donne quando mettiamo gambe e ascelle in mostra. Per diventare un imperativo deve essere stata prima di tutto una pratica culturale, religiosa o di qualsiasi altro tipo con una storia ben precisa. Vediamo quindi origini ed evoluzione di questa pratica tanto odiata da noi donne. Le credenze popolari. Nel mondo delle credenze popolari i peli sono piuttosto discussi. In tutto il nord, prima che l'estetica prendesse il sopravvento, si pensava che gli uomini molto villosi fossero prestanti e lussuriosi, quelli glabri al contrario casti e impotenti. Ovviamente questa convinzione era ben radicata solo fra razze umane fisicamente fornite di folto pelo. In quelle tendenzialmente glabre, come l'araba o l'africana, l'uomo dal corpo peloso era visto invece come una sorta di orco, capace di ogni nefandezza. In realtà, proprio come nelle razze animali, il pelo sul corpo umano è più o meno presente a seconda che il clima della zona d'origine sia più o meno caldo. E se la natura ci ha cosparso di peli dalla testa in giù, l'ha fatto con la ragione precisa di proteggerci da infezioni e irritazioni assai pericolose, come nel caso di ascelle inguine, sedi di delicatissimi apparati ghiandolari. In compenso, nessuna civiltà, né alcuna epoca storica, ha mai amato molto i peli sulle gambe e sul volto delle donne. Il detto donna pelosa, donna virtuosa, probabilmente significava che quella signorina o si rassegnava alla lametta o virtuosa lo doveva rimanere per forza. Invece, in alcune zone mediterranee è tuttora abbastanza tollerata una lieve peluria sul labbro superiore, in nome forse del detto donna baffuta sempre piaciuta. Si pensava infatti che quell'ombra scura sulle labbra fosse segno inequivocabile di grande passione sotto le lenzuola. Gli inizi. La depilazione, nei periodi storici in cui la pulizia del corpo non era ritenuta importante o non poteva essere realizzata con la stessa frequenza di adesso, non aveva il carattere estetico che le attribuiamo oggi, ma era utilizzata prevalentemente come pratica igienica per evitare di contrarre infezioni o malattie mortali. Si pensa che nell'era della pietra donne e uomini si radessero la testa e il volto, in modo che i loro nemici non potessero afferrare nulla durante gli scontri. Stando ad alcune raffigurazioni, si è ipotizzato che nell'antichità le donne utilizzassero rocce affilate o conchiglie per tagliarsi i peli. Ma le prime forme di depilazione di cui abbiamo assoluta certezza risalgono all'antico Egitto e riguardano tanto le donne quanto gli uomini. Più precisamente dovremmo parlare in questo caso di epilazione, che si distingue dalla depilazione perché consiste non nella recisione del pelo, ma nella sua estirpazione, chiamata anche ceretta. Veniva infatti utilizzata una pasta appiccicosa, ricavata dalla cera d'api, che veniva stesa su una porzione di corpo e rimossa tramite strappo con un panno di tessuto. Questa pratica veniva utilizzata dalle donne per essere più pure e dai sacerdoti uomini come forma di rispetto nei confronti delle divinità. Anche gli antichi greci e romani si depilavano e anche in questo caso lo facevano sia le donne che gli uomini, non per ragioni religiose ma esclusivamente igieniche, gli uomini per la loro attività atletica e le donne perché era uso, soprattutto nell'antica Roma, una depilazione integrale, anche pubica, quotidiana. Gli uomini erano comunque autorizzati a lasciare i peli del corpo, ma le donne delle classi superiori dovevano essere completamente depilate ovunque. La depilazione iniziava fin dalla pubertà. I mezzi utilizzati erano gusci di noce arroventati, una inquietante miscela composta da olio, pece e soda, e delle pinzette chiamate volsella. Il romano Plinio suggeriva invece alle sue coeve matrone di usare la decolorazione. Tra le circa 100 ricette da lui stesso raccolte sull'argomento è particolarmente curiosa quella a base di bacche di sambuco mescolate con feccia d'aceto bruciata e olio di lentisco, che li faceva diventare biondi in una notte. Le giapponesi invece si strofinavano sulle gambe pezzi di pelle di pesce cane essiccata, che simile a carta vetro li polverizzava. Metodo questo ancora in auge, venduto oggi in profumeria in confezioni indubbiamente più eleganti e meno puzzolenti delle originali. Negli hammam arabi la depilazione invece veniva effettuata prevalentemente tramite lanura, oggi sostituita da un impasto lavorato a caldo composto da zucchero, limone e acqua. Tuttavia le donne in questo periodo iniziarono a mettere a punto il threading, cioè la pratica di depilazione tramite il filo, che oggi è tornata ad avere successo anche in Occidente, soprattutto per depilare le sopracciglia.
Non perdetevi la seconda parte del video in cui parleremo di arsenico, parrucche pubiche, lamette, bikini e altre curiosità sulla storia della depilazione. Al prossimo video, ciao!